Ultras Brescia su piede di guerra, violato il nostro diritto costituzionale di muoverci liberamente, hanno dichiarato riferendosi al fatto che li ha visti protagonisti durante la scorsa partita alla Spezia Brescia. Secondo gli Ultras, un pullman diretto in Toscana sarebbe stato fermato a Sarzana, a diversi chilometri dalla Spezia. Secondo gli Ultras, la polizia li avrebbe fermati, identificati, trattenendoli per almeno 2 ore. Nessun reato commesso, ha precisato il portavoce Diego Piccinelli. Tuttavia, per 36 ragazzi bresciani sono arrivate diffide da 1 a 3 anni con obbligo di firma, semplicemente per aver fatto una gita fuori porta. Quel giorno siamo arrivati a Sarzana, 2 ore prima della partita. Ci siamo fermati in una stazione di servizio. Il pullman, ci tengo a precisare una cosa, che il pullman era diretto in Toscana in quel preciso istante, sul viale 25 Aprile, quindi un punto molto distante dallo stadio, in direzione opposta a quello che ci avrebbe portati allo stadio. Quando siamo stati intercettati, perché nessuno ci ha fermato, questa è la verità, noi eravamo già fermi, stavamo facendo una sosta, siamo stati identificati, siamo stati trattenuti per più di 2 ore sul posto e poi siamo stati riaccompagnati fino a Parma da ben 4-5 pattuglie della polizia. Ci hanno ritenuto socialmente pericolosi per il semplice fatto di indossare i colori della nostra città, la denuncia di Piccinelli, in completa violazione dei nostri diritti di cittadini di muoverci liberamente. Voglio precisare una cosa: durante queste 2 ore di confronto, chiamiamolo così, con le forze dell'ordine, non è successo assolutamente nulla. Non ci sono state tensioni o situazioni critiche. L'unica cosa riscontrata dalle forze dell'ordine quel giorno a Sarzana è stato il fatto che alcuni di noi, o la maggior parte di noi, indossasse i colori del Brescia e i simboli del nostro gruppo. Per noi questa è una cosa abituale. Questo ci tengo a dirlo, non è perché oggi c'è la conferenza che siamo vestiti con i nostri colori e con i nostri stemmi. Ci tengo a sottolineare tutto questo, perché una delle principali ragioni per cui ci è stata data la diffida è proprio questo, è il fatto che fossimo vestiti con i nostri colori. Per il semplice fatto di ostentare questa appartenenza siamo stati giudicati, siamo stati condannati, ci è stata data una diffida, quasi che il fatto di portare i nostri colori ci rendesse pericolosi, ci rendesse dei delinquenti. Gli Ultras hanno annunciato ricorso presso tutte le sedi, dovranno trovare circa 27.000 euro. Nel frattempo pensano anche ad una querela per diffamazione al vicequestore di Brescia. In ogni caso, da cittadino italiano, vi chiedo di giudicarmi, chiedo di essere giudicato, io come tutti gli altri, per i fatti commessi e non per le ipotesi di reato.